Bentornati nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono. Valucia Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio del nostro progetto. Alone. Eccoci tornati ragazzi, ho proprio ripreso da dove ci eravamo lasciati, perché avevo salvato qui e ho detto va bene ma cerchiamo di goderci, fra virgolette goderci perché sto poveraccio ragazzi può godersi qualcosa nella sua vita, io la vedo molto improbabile, però cerchiamo ecco fra virgolette dicevo di goderci un po' di vita familiare. Il nostro sta studiando, la piccolina è qui, è venuta a fare compagnia al suo papà. Puoi parlare con lei? Magari chiederle come è andata la giornata? Ciao papà! Immagino che lei sia appena entrata, no? Ragazzi qui in stanza l'abbia salutato. E lui, frugoletta! Come va? Tutto bene? Magari poi le chiederà della scuola. Aspetta solo un secondo che Papino finisce una cosa. Ecco, come non detto. Papino è un attimo impegnato, tesoro. Ecco perché non può parlare con lei mentre fai i compiti. Oh sì! Chiacchiera con me, vabbè, non lo so, fate quello che vi pare. Allora, ti chiederai come è l'agenzia Top Secret. Ciao. Papà, ah, sai, oggi a Squalo ho fatto un bel fantastico disegno. E lui, oh, bellissimo, tesoro. L'hai portato a casa così da farlo vedere al tuo papino? Beh, no. La maestra ha detto che dovevamo lasciarlo lì. Hai fatto benissimo, tesoro. Bisogna sempre ascoltare l'insegnante, ricordatelo. Piuttosto non hai preso freddo, vero? L'inverno sta arrivando, ma se è primavera, Maynard. Basta queste serie TV che ti annebbiano il cervello. Allora. Chi è, tesoro? Chi ti chiama? Ma chi è sta tizia? Ragazzi, cioè le figlie di Maynard ricevono telefonate strane. Cosa mangi? Un bel tramezzino al formaggio ghigliato? Ce n'è uno per il tuo papino, no, no, papà. Ce li siamo finiti tutti, ecco, eh, che te pare. <ride> Giustamente, ragazzi, sto poveraccio. Fai fichi fichi con madeleine. Eh beh, ragazzi, mi sembra anche giusto, il nostro vuole, come dire, dare un po' di brio. Esercizio nella programmazione, va bene, Maynard. Corallo è qui, ogni tanto cerca un po' di salvezza, insomma, nel silenzio di me, che solo Maynard può offrirgli, ragazzi. Perché, fondamentalmente, per il resto, sta casa è un disastro. Allora, dunque, vediamo un po' cosa stanno facendo. Madeleine, cara... Io, giuro, brucio l'argilla. Non lo so che cosa caspio combinate sempre con sta cosa. Raggiunto il livello 8 di abilità motoria. Perfetto. Chi ti chiama, Maynard, caro? No! Locale notturno! No, ragazzi, cioè... E come faccio a non andare? Ma ci devo andare per forza ragazzi Ma ci devo andare Forse il nostro vuole reagire Forse vuole conoscere qualcuno Ma dobbiamo andare Dobbiamo andare assolutamente Ok immagino che lo dirà tesoro mi dispiace tanto ehm, Prometto che ci rifaremo Ci rifaremo presto ok Un'uscita solo io e te ti porteranno un posticino meraviglioso Ma sai Erwin sta passando un momento Veramente difficile ci pensi tu alle bambine Eeeh guarda convinto Vai così alla grande, no, non se ne occuperà lei Maynard, queste non faranno i compiti nemmeno oggi, guarda come va a finire Maynard, la responsabilità se ne andrà a quel paesello tanto bello, io te lo dico, però fai come ti pare, ma ragazzi del resto ripeto, come non aiutare sto povero uomo che vuole andare in un locale notturno, ragazzi, sei impazzito, cioè, agli occhi di Maynard, eccolo qua, ecco, fermi tutti, Clara Gilmore, mmm... Fatemela vedere, è una bella donzella Magari Maynard, come dire, pensa Ah potrei presentarla al mio caro amico Quindi via la programmazione, non è neanche finito i compiti Maynard, ma ormai è tanto, come dire Inizia un raduno del club Ma sì, dai, iniziamo lo sto raduno Magari lui dice che dici eh, Lui dice che dice. è bellissimo Vogliamo, no, però c'è anche Federica poi nel raduno Effettivamente gruppetto che abbiamo allora facciamo una bella cosa facciamo una bella cosa togliamo le figliuole dal gruppettino ragazzi e inseriamo il nostro caro migliore amico erwin ecco fanno loro il gruppetto stasera Oh, inizia il raduno, dai, visto che ci tenete tanto, Maynard voleva iniziare il raduno di un club, ok. Magari eh, abbraccialo ovviamente e se poi impara a conoscere del tipo, ma tu sei sicuro farà un complimento del tipo, vedo che amico mio, vedo che hai dato proprio retta alle mie parole, bravo! E lui, beh sì, devo come dire anche staccare un po'. Non stare lì ad ossessionarmi con Federica non porta a nulla. E lui lo adula. Bravo, bravo, complimenti. Non perché hai ascoltato i miei consigli, anche se te li avesse dati chiunque altro, ma perché vedo che veramente ce la stai mettendo tutta. Esprimi ammirazione. Quindi vai, incoraggialo. Come non detto, Stalker! No, sapeva che veniva qui. Ma altro che aver superato la cosa, Maynard. Vedrai, hai visto quella bella ragazza sorridente? Eh, quale? Quella lì, quella che se ne sta andando, anzi devo assolutamente andare a presentarmi con lei. Non fare nessuna conversazione profonda, tanto non ne vale la pena. Non ci vuole una scienza per capire che andare avanti è la soluzione migliore, amico mio. Non avevo il coraggio di dirtelo, ma è così. Quindi bravo, bravo. Togliti gli occhiali da sole. Da... insomma... dal cuore. Ma che vuol dire? Ma, le, ma tutti i membri del club sono qua, ragazzi, si stanno radunando qua. E eh, lui, beh, diciamo, Maynard, che la verità è che non ti preoccupare, ora ci penso io. È che non saprei come dirti una cosa, ovvero che c'è Federica l'hai pedinata. Eh, lui, ma guarda, dovresti conoscere questa tizia. Salve! Salve, piacere, mi chiamo Maynard. E lei, ah, salve, piacere, io sono... Clara, Gilmour, mentre tu sei... Anche tu sei molto carina, tu sei Cameron Sala. Dai, presentiamoci con un paio di... Ecco, un'altra bella presentazione allegra, Maynard. Stai attento perché poco a poco ti becca tua moglie che ti presenti così in modo molto... Join glorioso con le, donzelle, con le donzelle va a finire male Ma festeggiare con gli amici del club? Ma quando? È romantica, macchina da ballo e testa calda eh, Ti sei trasferita qui da poco? Eh, non ti ho mai vista Oh sì, guarda Mi sento come un fiore appassito, tutta scombussolata ancora um, Anch'io mi sono trasferita qui da poco Ma che meraviglia, piacere Martina Lotario. Guarda No, ma come ti sei innamorata di Maynard? No, guarda, non provo lo stesso, mi dispiace eh, Ma tu sei l'eroe di StrangerVille? Beh, come dire, mi gira la testa In realtà lo siamo tutti Lo siamo tutti Non presentazione flirtante La presentazione è quella allegra Presentazione allegra, forza Maynard Presentati, mamma mia Mi gira la testa questa sera va a finire male Eh, Maynard, no, dai, non, non dire così Andrà tutto bene, a meraviglia. Eh, coso, dove vai? Odio i bambini, estroverso, egocentrico, ok? Tu non fai al caso nostro, è stato bello, anche no, ciao. Quindi direi che mh, potresti fare anche così. Proviamo a vedere se in qualche modo la tizia può interessarli, no? Chiedi della carriera, prima di tutto, vai. Oh, sì. Ma no, ma non a lei, ma che ce frega di sta tizia? Vieni qua. Maynard devi parlare con lui Infatti mi sembrava strano che chiedesse della carriera ragazzi Però vabbè un aggiornamento ogni tanto Chiedi di un altro sim Del tipo Allora L'hai vista Clara? Sembra una ragazza a modo Ma dov'è però Clara? Oh Clara Gilmore vai like Bama. Uh, Scusami eh Sai sono qui con un amico Comunque piacere Ok Allora amico mio che ne pensi di Clara? E lui beh, non saprei, sembra una tipa a posto, eh, ma credimi, guarda, dei tratti fantastici. Beh, mi sembra una tipa piuttosto in gamba, effettivamente. Vediamo se possiamo, come dire, organizzare qualcosa, ragazzi, ma ci credo veramente poco, eh, infatti no. Eh, infatti no. Però possiamo fare un'altra cosina. State facendo? State giocando a nascondino perché non capisco. Vabbè, possiamo entrare qui. C'è ancora la nostra Clara, ragazzi. È già data, Non saprei. Questa chi è? Oh, la nuola! La nuola. Ma ha un nome così particolare, ragazzi. Ah, questo qua così, vabbè. Vogliamo andare dentro a bere qualcosa, amico mio? Ma io in realtà volevo andare, sai. Ho visto qualcosa di interessante giù in fondo, ma no, andiamo a bere qualcosa. Lui sta con la speranza di ritrovare la tizia, ragazzi, ovviamente. Ma secondo me è già andata perché io non la vedo più, io non la vedo più. Sì, dormi, reclama. Certo, come no, però fallo il tuo dovere se devi fare la DJ, tesoro, eh non è nemmeno qui in bagno, io temo ragazzi che sia già andata via, peccato, davvero peccato se fosse così, perché sembrava una tipetta interessante, Alla Maynard ha pensato magari potrebbe, come dire, conoscere lei, no? Tra virgolette brutto a dirsi, ma chiodo sch schiaccia chiodo, ecco mettiamola così, ordina una bevanda, ordina una bevanda di gruppo, Vogliamo dai bere qualcosa? Lui ma sai io voglio restare lucido perché tu sei mai lucido? Effettivamente una bella domanda questa. Eh, va bene, dai, allora ti va un semplicemente una cola o qualcos'altro? Va bene, dai. Qualcosa di non alcolico si può fare. Va bene. Notare che Menard non si è ancora reso conto che i membri del club sono qui. Pensate quanto è sveglio pure lui. Menard, forza! Vieni, vieni, qui fanno delle ottime bibite, amico caro Oh, la tizia è orribile, eh, lo so È una personalità, Maynard Veramente è meglio stare lontani E lui dirà, oh, ma guarda un po' chi c'è Eh, Giacomo Quindi complimenti sincero, dai È un modo per salutarlo, ovviamente Giacomo, cosa ci fai qui? Eh, ora che lo scopri cosa ci fa qui Amico mio, come va? E lui, beh, veramente ci siamo radunati qui quest'oggi, non lo sapevi? Cioè... Siete tutti qui? Saremmo dovuti venire qui? Eh, Maynard ci rimane un po' di, da schifo. Quindi fai abbraccia, dai, salutala. Ecco Maynard, era quello che stavo cercando di dirti. <ride> lo so che nei tuoi occhi sarò un lama, ma... In realtà Federica è qui, capisci? Saremmo dovuti venire qui con il club. E mi ha fatto stringere mani e... Tizie sconosciute quando in realtà eravamo qui con un altro scopo Eh lo so scusami, ok va bene Sì devi anche andartene in bagno Maynard, lo sappiamo dai Saluta chi di dovere, anche lui deve andare in bagno, meriti di fartela sotto Siete venuti qui con l'auto Maynard? No Pop Maynard vai, vai, vai in bagno poi Beh, veramente eravamo venuti qui, sai? Giusto a prendere un caffè. Eravamo di passaggio. Mera coincidenza. Chi stai salutando? Chi saluti? Mera coincidenza. Un paio di ciurli comunque, amico mio, eh? Con tutto il bene del mondo, ma. E Menard, certo, come no? Mera coincidenza. <ride> Giustamente. E comunque, ragazzi, è un piacere vedervi qui. Allora, come va? Menard, ovviamente, sempre molto socievole. Um, dunque, io sì, ho afferrato giusto la prima cosa che avevo nel cassettone per vestirmi e venire qui. E quindi è stata una cosa un po' improvvisata, in realtà. Dai, è pure tu questo coso. Oh, mamma mia, ragazzi, sta ammasso di argilla. E lui vi vedo sorridenti, ragazzi. Qualcosa bolle in pentola? <ride> ma in realtà, no. Piuttosto voi mi sembrate sospetti. Noi sospetti? Oh, non, ma no. Rallegra, va. Ma... Ma assolutamente no, eravamo giusto. Abbiamo fatto giusto un salto. fatto un salto qui per bere qualcosa. Strano che non ci abbiate invitato, però. Ma veramente veramente organizzato tutto Erwin, sai, un po' alla rinfusa? Sai com'è fatto? Beh, sì, Maynard, però mi aspettavo, insomma, tu sei una persona pulita per bene. Mi aspettavo che ci avresti chiamato e lui. Beh, pensavo lo avrebbe fatto lui. Sì, come no, vuoi andartene in bagno, caro? Brigati, eh, se no te la fai sotto? Qua? Questa sta parlando da sola, ragazzi, sta sclerando da sola. Eh no, la giovane donzella, ragazzi, se n'è Ita. Quindi, ahimè, non potremo approfondire. Che devi fare, pop? Vai, Maynard. Ma forse è il bagno delle donne, ragazzi, questo perché io non mi regolo mai. No, perché c'è la tizia in mezzo. Senti, tizia, noi dobbiamo andare in bagno. Ma che ti osserva? Vai qui, Maynard. Maynard, ti ci devo portare io in bagno, ti prego. Vai su, eccola lì. Io te l'avevo detto, Maynard, eh. Ma che ciurlo fate? Ma a chi stai facendo la proposta? Che tra l'altro è andata anche male. No una proposta a distanza? Che è? Ragazzi, ma non è che si stava esercitando per fare la proposta di matrimonio a qualcuno, non lo so. Caro, ora puzzi da far schifo, sei soddisfatto di te stesso? Io al posto tu non lo sarei molto. Asciuga almeno sto schifo, visto che... E vai a darti una lavata qua. Ma chi sta facendo la proposta inutilmente, ragazzi? È nel bagno che si sta esercitando da due ore e mezza. Vieni qua, lavati le mani. Immaginiamo che si stia dando una lavata un po' così, ovunque, ragazzi, perché. puzza da far schifo, stomo, forza! Maynard scusa, mi avrei bisogno di un tuo consiglio, eh, lo so, qua fa tutto schifezza. Asciugheremo. Ma certo, dimmi pure. Vedi tu quando hai fatto la proposta di matrimonio a Madeleine, com'è andata? Beh. ero molto molto emozionato e anche molto molto impacciato, ma devo dire che. È stato uno dei, bei, dei migliori momenti della mia vita. È eccitato all'idea di ricordare questi momenti. Perché lui è flirtante e continua a fare proposte di matrimonio, ragazzi. O alla Caccium o a qualcuno che però non se lo sta filando di pezza. Chi? Oh, è arrivata anche Eleonora. Quindi, dai dopo dobbiamo andarla a salutare, Maynard. Eh? Poi facciamo abbraccia quando hai finito. Che un minimo ti sei ripreso, dai. È stata una lavata così generica, ragazzi. Che dobbiamo fare? Qua lo schifo regna sovrano. In tutto questo, dov'è il nostro amichetto? Ragazzi, mi preoccupa. Dov'è andato? Io non lo vedo più. Non c'è qui, ragazzi. Boh. Va bene, Maynard, dai, una lavata te la sei data adesso. Potresti asciugare solo lo schifo? Basta ciarlare, Maynard. Oh, per la peppetta. Tra l'altro, hai anche fame. Eh, lo so che ti senti umiliato, Maynard, dai. Fatti un discorso esortativo, così ti riprendi. Pure questa sta messa alla meraviglia, ragazzi, tra l'altro, eh. Abbiamo risolto, cara, temo di no Vieni qui ad abbracciarla, così puoi chiederle una rassicurazione Chiedi una rassicurazione e poi l'abbracci, dai Ma quale firma un autografo che anche lei... Maynard, ma ti stai rimbambendo? Vai, poi abbracciala, su E lui, ma ci sei tu anche, cara, e lei... Maynard! Maynard! Cosa ci fai qui? Eh, di la verità, siete venuti qui senza coinvolgerci, siete pessimi E lui, ma è veramente stonita di Erwin, insomma, lo sai, lui è un tipo caotico Beh sì, Maynard, ma da te, ci aspettavamo qualcosa di diverso E eh, mamma santa, ragazzi, non muore nessuno, forza So, oh. oh, dalle poi quello che le serve, però l'abbiamo eliminato, in realtà quindi va bene lo stesso. Eh, facciamo. Comunque, stai bene lei? Sì, sì, sta benissimo. Comunque, guarda, io me la sarò fatta sotto. Ma anche tu puzzi per altre ragioni. Potrebbe servirti. Sai, lo dico per te. Lei, oh, Maynard, sei sempre così dolce. Va bene, ok. Sentite, volete scendere in pista un pochettino? Poi a luna è l'1.38, insomma, direi che è proprio il caso di andarsene. Non possiamo fare nulla. Vediamo un attimo. Ma qui non c'era il coso, ragazzi, per la musica. Ma che fine ha fatto? Comunque, qua ci sono bug cosmici. Io ve lo dico, è veramente un disastro. È veramente, veramente un disastro. Va bene, non si può fare altro quindi. Perché qui nemmeno la musica c'è più. Io volevo farvi ballare un attimino. Ora capisco perché la DJ non sta lavorando. Ma che fine ha fatto il... Vabbè, ragazzi, non ho parole. Vediamo un attimino se... No, se n'è andato. E anche Federica non c'è più. Ragazzi, non è che questi stanno facendo cose strane. Io non so. Che vi devo dire? Non lo so, comunque lui dirà, guarda, ora sai, devo rientrare, a casa mi attendono, e lei, ma certo, è stato un piacere, la prossima volta chiama, capito? Avvisateci quando uscite, e lui, ma, ma, ma figurati, non ci saranno altre volte, no, Maynard, non essere così negativo! Dopotutto ogni tanto fa bene uscire con gli amici, andare a divertirsi, magari preferibilmente evitando di farsela sotto, ma ragazzi queste sono proprio, come dire, <ride> Quisquiglie, ecco, l'ideale sarebbe non farsela addosso, vabbè, ma ripeto, sono piccoli dettagli questi, piccoli dettagli, io volevo dedicare un episodio alla vita domestica, alla vita familiare, ragazzi, pure a sto giro non ce l'ho fatta, ma guardate che è una cosa seria. Mi auguro di riuscire nel prossimo episodio ragazzi Mi auguro di farcela perché boh, cioè, Voglio un attimino dedicarmi a queste pargole comunque ok Che una tra poco crescerà ma dobbiamo mantenere alta la responsabilità Insomma far fare i compiti a Maynard Far fare i compiti a ste figliole Dare una sistemata a casa Sto tizio non riesce mai a far nulla Direi che a questo punto l'unico modo che ha per farsi perdonare dalla sua bella Che tra l'altro è pure imbarazzata e deve andare in bagno è uno solo, vieni qui, dalle un bel baciozzo. Qua sono tutti svegli, eh ragazzi? Come se fossero le 10 del mattino. Qui proprio bacia. Dopodiché farai un bel romantico. Meno male che non puoi più avere figli, Maynard, perché fidati. E fai fichi fichi. Ovviamente, no? È un modo per, eh, il suo è un modo per, eh, molto mascolino ragazzi, per chiedere scusa, no in realtà no, non, non c'entra una mazza, faggia, eh, che ha questo desiderio e voglio portare a termine questo desiderio. Tesoro, veramente ti chiedo scusa, possiamo avere un po' di tempo solo per noi? E Maynard ma le ragazze sono sveglie lui ma dai, tanto presto andranno a dormire, no, non ci contare proprio Maynard. E in realtà, caro, dovrei andare in bagno, ma ci andrai dopo. Va bene, ok, lasciamo stare. Quindi, ragazzi, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Qui notare che alle 3 del mattino questa gioca con le paperelle. Se è una cosa normale. Quest'altra cosa fa? Ecco, ha capito che deve andare in bagno. Questa stava guardando la tv. E l'ultima cosa fa? Gioca a scacchi. Vedete, quella più interessata a sviluppare l'abilità mentale, ragazzi. Perché per il resto ha... Alle altre figlie di Maynard non frega proprio un ciurlo di niente. Quindi poi dormi tesoro. Io, ragazzi, che dire direi, noi ci fermiamo qua. Abbiamo dedicato un po' di tempo, di nuovo un po' di tempo al nostro Erwin e um, agli eroi di Strangerville. E abbiamo conosciuto quella tizia, ragazzi. Ma potrebbe essere la nuova fiamma del nostro Erwin. Io lo vedo ancora molto troppo preso da. Federica ragazzi, proprio un'ossessione, come vi dicevo già, no? Eh, anche nello scorso episodio, chissà che possa rappresentare la svolta per il nostro Erwin, ragazzi. Magari un motivo per andare avanti. Menard potrebbe insistere, fra virgolette, sotto oh, livello 4 di abilità mentale. Perfetto, la prima che c'è arrivata, sono contenta. Potrebbe insistere nel senso di, magari, non so, per esempio, invitarla al compleanno, ragazzi, no? Fargliela come dire. Casualmente incontrare al nostro Erwin, chissà, potrebbe funzionare, magari no, magari è talmente innamorato di Federica che non funzionerà. Chi può dirlo? Fatemelo sapere nei commenti ragazzi cosa ne pensate, io intanto vi dico che se l'episodio vi è piaciuto ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento, vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali di miei amici youtubers, vi invito come sempre ad andare in tutti i loro canali ragazzi, iscrivervi, attivare le campanelline, mettere mi piace a tutti i loro video ma soprattutto commentare, mi raccomando sosteneteli perché è fondamentale, quindi... Io vi auguro una buona giornata O una buona serata Secondo il momento in cui guarderete questo episodio Fatemi sapere cosa ne pensate Di questa situazione di Erwin Questa Tiziana Questa Clara ragazzi Potrebbe andare a buon fine O no secondo voi Fatemelo sapere Io vi abbraccio forte Vi auguro ovviamente come sempre Un fantastico fine settimana Sul sul simmers E non